Temi dell'umano, la narrazione della bioetica, a cura di Stefano Degli Abbati. Un saluto a tutti gli ascoltatori dell'appuntamento di Bioetica. Mandiamo oggi in onda la seconda parte dell'intervista con il professor Cesare Barbieri, docente emerito di astronomia presso l'Università di Padova, che ha tenuto in maggio presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum una conferenza dal titolo L'origine della vita nell'universo. Questi annunci che vengono fatti di quando in quando, diciamo forse addirittura con cadenza annuale, sul fatto che su Marte forse c'è qualcosa e poi non vengono seguiti da conferme. Sì, perché effettivamente è un tema estremamente complicato e un indizio non è una prova, no? E quindi ci sono vari indizi, ma che poi vengono quasi subito resi invalidati, diciamo, da indizi successivi. Ad esempio, c'è su Marte una questione molto aperta, quella collegata al metano nell'atmosfera marziana. Il metano è un gas estremamente importante anche sulla Terra, è uno dei gas serra più importanti, quelli che stabilizzano il nostro clima, no? Ora, qual è l'origine del metano? Ce ne sono due, c'è un'origine di tipo vulcani, di tipo processi endogeni terrestri, e c'è un'altra sorgente altrettanto importante che sono i batteri. Quindi lei capisce che il metano su Marte è variamente inteso come risultati di processi naturali, esalazioni dal sottosuolo, dalle rocce, eccetera, oppure dalla presenza di batteri. Questo dibattito va avanti, ma senza ancora arrivare a una conclusione certa. L'unico modo per essere più sicuri è aspettare qualche anno, vedere se le future sonde che atterreranno su Marte, trivelleranno il suolo, potranno o no trovare, ad esempio, colonie di batteri estinti, magari da milioni di anni, ma che ancora sono in grado di produrre metano dalla loro decomposizione. Quindi, per dire, questo è un argomento estremamente complicato, per cui non c'è da meravigliarsi che ci siano annunci contrastanti. Ogni gruppo di ricerca in qualche modo cerca di affermare le proprie posizioni e poi si vedrà, io spero, tra qualche anno la vera origine del metano su Marte. E insisto su questo anche perché i ricercatori italiani hanno un ruolo estremamente importante in questo dibattito. Questo suo libro, che è uscito soltanto in lingua inglese, è un libro in cui ho cercato di riassumere quelle conoscenze astronomiche che appunto indirizzano la nostra ricerca di vita extrasistema solare, extraterrestre e extrasistema solare. È un libro abbastanza contenuto, nel senso che l'ho chiamato proprio una brief introduction, una breve introduzione a una tematica così complessa. Nel libro inglese, per vari motivi, non ho potuto affrontare la tematica delle altre civiltà intelligenti che possibilmente popolano l'universo. Civiltà intelligenti che, se esistono, chiaramente ci pongono un problema anche teologico e filosofico, no? Ed è una tematica che in realtà affrontai in un mio scritto di quasi 20 anni fa, proprio in un volume della CEI sui 2000 anni di cristianesimo, che rileggendolo oggi a 20 anni di distanza in realtà conferma quello che scrisse allora, cioè che se anche trovassimo altri esseri intelligenti oltre a noi, questo non provocherebbe troppi drammi alla coscienza cristiana o alla teologia cattolica. Non è più il processo Galileo, ma ancora oggi ci possono essere personalità, ma non dico solo cattoliche, penso ad esempio a colleghi musulmani, che pretendono di interpretare questa tematica alla luce di scritture che a mio avviso devono invece rimanere nel loro ambito proprio.